Valentino. Buonasera mister, oggi la squadra è nuova, è andato bene, ha creato due tante occasioni da gol, è andato in vantaggio e poi dopo si è spenta la luce. Cosa è successo? Non ho capito il primo... Per un'ora la squadra oggi ha giocato bene, ha costruito, ha creato anche un paio di occasioni da gol piuttosto nitide, è andato in vantaggio, poi dopo invece si è spenta la luce. Cosa è successo? Ma penso che col vantaggio di 1-0 poi vuoi portare a casa anche il risultato, poi non è che avevano grandi occasioni gol, però concedi due occasioni così, prima di un gol su un cross che fa male e poi il secondo se non la tocca va fuori, però là non ci mettiamo bene in difesa e col 2-1 chiaro che poi di rientrare ancora una volta in partita diventa difficile. Nella sua gestione tre sconfitte e una vittoria, anche se in queste sconfitte insomma c'è stata un'incidenza da sfortuna non da poco, la società appunto si era detto andiamo avanti con un problema mista valente, poi dopo la pausa valuteremo, sente che la sua avventura continuerà con la ripresa del campionato oppure... Ma per essere sincero non ho pensato neanche un secondo fino adesso a questo momento, perché io, come già detto parecchie volte, sono entrato per dare una mano a quella giusto 3 settimane fa. Adesso penso che sia importante per tutti noi di staccare un po', per fare una pausa e poi di vedere. Sarà la decisione della società, io sono disponibile, io quello che mi dice la società io lo faccio, perché mi sento veramente bene qua, sia nella primavera sia in prima squadra. Per me adesso non è chiaro quello dove si andrà. Ecco, sul piano del gioco, rispetto alla versione precedente, si è visto una squadra che crea di più, di voglia, delle movimentazioni tecniche un po' diverse, però manca di malizia e di cinismo, soprattutto nei momenti difficili. Cosa ha fatto di inesperienza, di tanti giocatori che non sono abituati alla categoria o cosa? Sì, penso che si può dare come percorso che si può accettare anche un sbaglio o due, tre, però poi se continui settimana a settimana diventerà difficile. Penso che ognuno deve essere consapevole di quello che fa in campo e di analizzarlo. Ci vuole autocritica, okay, da tutti noi per andare avanti, per perseguire il percorso. Io non è che ci ho messo tanto adesso dentro in queste 3 settimane per la costruzione, però ho provato di dare un'idea, essere un po' più attivi, però alla fine se stai qua senza punti ti fa male, chiaro. I risultati non le stanno dando ragione, però fino al gol del pareggio mi sembra che è la migliore squadra che è venuta qui a Lecco a giocare, fino al pareggio del Lecco. La prestazione fino a quel momento, poi dopo l'inerzia è cambiata e... Grazie per il complimento, con questo complimento alla fine come calciatore non ci fai tanto, però sono sicuro che anche già il primo tempo a sabato, un po' la stessa partita, fai un buonissimo primo tempo e poi prendi un gol e poi ti tagli un po' le gambe, poi non puoi, per me bisogna rimanere calmo anche sull'1-1, allora rimani calmo e prendi un punto per poi forse ripartire ancora una volta, e lì non eravamo chiari in quella situazione. Prego. Per la prima volta che adesso siete proprio un posto play-out, la prima volta di stagione, come allenatore vedi, però ti senti anche pronto per portare questa squadra alla salvezza? Hai fatto anche te qualche errore in queste 4 partite, quindi in questo percorso hai fatto? Bah, io penso che da valutare se sono all'altezza o no sono altri che decidono. Io ogni giorno quando scendo in campo do il mio meglio, chi mi conosce sa che io sono il primo che si riflette ogni sera, ogni mattina quando mi alzo. È chiaro che anche te ti fai delle idee o ti domandi che cosa potresti fare differente o che cosa potresti fare meglio. Però è un percorso anche lì, io do il massimo ogni giorno, poi a decidere penso che sono gli altri.
Ecco, mister, quanto è contata secondo lei, alla luce di quello che si è visto in campo, l'assenza di Masiello, che per voi è un giocatore fondamentale? Sì, chiaro, la sua esperienza a difendere la porta sicuramente ci potrebbe aiutare in quel momento, però il calcio è così, se prendi 5 cartellini salti. Sabato era Simone Davi che dovuto saltare la partita, era un po' di difficoltà, però penso che fino al primo gol non avevamo concesso tanto, là eravamo messi bene. È chiaro, però, come personalità, come lucidità ti dà una mano, però per me c'è una rosa grande che ti dà una mano a andare alla partita. Grazie. Prego. Mister, praticamente sul Tirolo aveva studiato bene la partita, l'Eco non riusciva mai a ripartire, tutti non passavano più di 2 secondi che c'era aggressione sul pallone e soprattutto Novak era guardato vista, insomma, partita tatticamente perfetta. Poi il primo gol ha sbilanciato, il pareggio ha sbilanciato un po' tutta la squadra, che è diventata più lunga, meno compatta. Cosa è successo? Sì, è così, eravamo un po' in ritardo per andare in pressing sulla fascia, poi ti hanno fatto due giocate che poi concede loro poi di partire un po' verso la nostra porta, però ci sta. Si può anche accettare quel momento lì, perché il calcio, se vieni qua a dominare 90 minuti e di avere la partita in mano, abbiamo ancora qualcosina da lavorare, però la base c'è, però poi di anche accettare, se devi difendere una volta più basso, però la devi buttare via con la palla in mezzo. Grazie. Posto? Alex. No, volevo chiedere, poi hai scelto di sostituire Masiello con Giorgini, spostando praticamente Giorgini da in mezzo. Sì. C'è anche l'idea di mettere Kofler al posto di Masiello e lasciare Giorgini a fare sì. Il terzino? Sì. Perché questa scelta? Sì, ci abbiamo pensato. Ci abbiamo pensato tanto. Per me la scelta era su Kofler perché Giorgini e Vigneto erano appunto per Novak in centro di occuparsene di lui. E Kofler di portarlo un po' più fuori perché aveva più gambe a quel momento. Giorgini già aveva una partita nelle gambe, per questo abbiamo fatto quella scelta. Perché Giorgini come terzino comunque fa forse un po' più fatica durante la partita, perché è un centrale che ha fatto tutta la partita adesso alla fine, e questa è la scelta.